Anticipo pomeridiano per Alitas Trentino che riesce a battere il fanalino di coda alla Consar RCM Ravenna per 3-0. Pomeridiano perché, come vedete alle mie spalle, il campo si sta smontando in fretta per lasciare spazio alla sfida serale delle ragazze della Delta Despar Trentino. Un 3-0 piuttosto combattuto, un Itas un po' falloso soprattutto nei primi due set, che vince il primo ai vantaggi 26-24 dopo essere andata avanti anche di 4 lunghezze, poi recuperata dagli uomini combattivi di Emanuele Le Zanini, che non scendevano in campo, ricordiamo, da 40 giorni a causa del coronavirus, e dunque tornavano in campo il 12 dicembre. È stato l'ultimo match, la trasferta contro Cisterna. Secondo set 25-21 con Ravenna sempre avanti. Trento ha impattato al 18 e poi ha scavalcato l'avversario andando appunto a vincere anche il secondo parziale. Terzo set molto più agile per gli uomini di Lorenzetti, che hanno vinto 25-14. Dunque questi tre punti prima della trasferta contro Istanbul, una partita che ha visto anche Marco Podrà Rashanin mettere giù la palla a muro per la millesima volta nel campionato italiano. Per lui è una maglia celebrativa, una bella sorpresa. Appena c'è stato il blocco, mister Lorenzetti ha chiamato time out e gli ha consegnato questa casacca con 1000 block per lui, per il centrale serbo. Ma andiamo a sentire le interviste post match, tra le quali c'è quella di Matej Gazzischi, migliore in campo anche questa sera con l'88% in attacco, 15 su 17 per il Kaiser, un muro e un ace a condire una prestazione davvero incredibile. Sentiamo. Partita un po' preparata, diciamo, in fretta, e quindi un pochino all'inizio si è visto. Anche noi non i migliori di approcci verso questa partita, ma comunque dopo siamo stati in gioco, siamo tornati e devo dire che sono contento della maniera in quale abbiamo finito. È stata una buona partita che ci ha messo in mostra delle cose, delle allarmi su cui fare attenzione mercoledì, che sarà invece proprio una partita molto molto importante per noi, oltre che molto impegnativa dal punto di vista tecnico.